Ma io penso che quando una squadra difensivamente esprime una partita solida, controlla i rimbalzi e finisce con 96-26 di valutazione, significa che il colpo del KO l'ha dato spesso. La verità è che quando si è in campo ci sono sempre due squadre e ci sono le squadre che mollano e le squadre che non mollano. Quindi la cosa che più di ogni altro avevo cercato di sottolineare era proprio questo, cioè il fatto che vedendoli giocare la sensazione era che questa è una squadra che ha un'anima, sto parlando di Casale, e le squadre che hanno un'anima non crollano mai. Quindi questa è la prima considerazione. La seconda considerazione è che è vero che qualche volta noi non abbiamo, come posso dire, sferrato il pugno definitivo. È anche vero che magari ci è capitato quando in campo avevamo, cioè, un ragazzino molto giovane che stasera è stato meno lucido rispetto ad altre volte e quindi in questo dobbiamo fare meglio perché per noi lui è un giocatore importante, ma vedete anche stasera fa 10 minuti in campo perché è l'alter ego di Jerry Smith. Poi chiaramente Jerry Smith è un americano, noi possiamo anche decidere di farlo giocare 34 minuti e 46 come ha fatto Dillard. Ma non credo che sia la cosa più intelligente per noi. È indispensabile che magari Casale lo faccia con i due giocatori americani, non noi. Quindi in una partita dove Jerry ha fatto veramente molto bene, Alessandro quando è stato in campo ha fatto un po' più fatica. Quindi magari lì noi abbiamo ricreato le opportunità perché i nostri avversari riprendessero un pochino anima, ma senza voler parlare dell'individuo, faccio Sì, solo una no. considerazione. Però ripeto, abbiamo iniziato bene, abbiamo controllato la partita a rimbalzo, abbiamo tenuto difensivamente con grande attenzione i due giocatori più importanti. Cioè, chiaramente noi sapevamo che avremmo pagato qualcosa nei confronti dei loro lunghi, cioè dei loro lunghi intendo i giocatori che avevano qualità nel roll, perché potevamo scoprirci un po' dentro l'area, però noi volevamo che sul perimetro ci fosse una pressione importante in modo tale che Dillard e Jackson non avessero vita facile. Direi che le loro percentuali di tiro parlano chiaramente, così come la percentuale di Bruttini è figlia di questa scelta. Ecco, quindi questa è la considerazione generale. In più, secondo me, la squadra stasera ha dimostrato che ci sono tanti margini di crescita e questo è una cosa normale Che giorno è oggi? 13? Al 13 di ottobre sarebbe grave il contrario, quindi ci sono margini di crescita, però ci sono giocatori anche che hanno fatto una partita solida, magari sono giocatori che aspettavamo meno, cioè la partita di Reati di stasera secondo me è una partita da sottolineare e quindi niente, direi che quando una squadra prende in mano la partita, la controlla, è vero, qualche volta non va avanti di 50, ma di 50 si va avanti nel campionato propaganda, che non esiste più, campionato professionistico, anche se non è più professionistico, è normale che ci sono gli avversari, ecco, quindi secondo me questa è una buona partita, una buona vittoria, una vittoria figlia della solidità difensiva, dalla quale però prendiamo anche degli spunti importanti per il nostro processo di crescita, che secondo me è un processo di crescita ancora sensibile.